Un bollino certificherà i ristoranti tipici d'Abruzzo. Ad assegnarlo sarà un comitato tecnico, composto da cinque ristoratori di successo. I ristoranti dovranno fare domanda e, se saranno giudicati idoni, potranno esporre la certificazione in vetrina. Sono la qualità dei prodotti a chilometro zero e il rispetto delle tradizioni culinarie, tra originalità e innovazione, a rendere la cucina abruzzese tra le più apprezzate in Italia. La valorizzazione dei ristoranti tipici d'Abruzzo è compresa in una legge regionale spiega l'assessore Daniele Damario. Si insedia il comitato tecnico composto da cinque ristoratori abruzzesi, due dalla provincia dell'Aquila, una dalla provincia di Chieti, una di Teramo e di Pescara che hanno avuto riconoscimenti nazionali e internazionali che esamineranno le domande arrivate per il riconoscimento del ristorante tipico d'Abruzzo. Eh, è, è una commissione che si insedia ai sensi di una legge regionale del 2018 che consentirà di eh, riconoscere e, e tipicizzare alcuni ristoranti che si dovranno attenere a un disciplinare rigido per avere questo riconoscimento importante. Un altro tassello sicuramente mettiamo per la promozione del nostro territorio, per la promozione e per la tutela dei nostri prodotti tipici e per dare una possibilità in più di venire in Abruzzo sapendo di entrare in un ristorante insignito di questo logo che mangerà prodotti tipici sicuramente di qualità.